Daniela Reo, esponente di Forza Italia, la festa di Via Paolo Sarpi, un bel appuntamento in questa domenica in cui si incontra la comunità cinese e tanti italiani, un segno di grande vitalità per la città. Un appuntamento immancabile a cui proprio non si può fare a meno per la città. Mi ricordo quando Paolo Sarpi era stata chiusa al traffico per la prima volta dalla Giunta Moratti e adesso è bellissima ed è tornata a vivere. È veramente ricca di negozi e servizi di prossimità per i cittadini, è veramente una bella festa. Ora, questo è l'effetto che vediamo, l'effetto anche di un'azione amministrativa da parte della giunta di centrodestra di Letizia Moratti di chiudere al traffico via Paolo Sarpi. È inevitabile fare un parallelo con quelle che sono le scelte invece delle giunte di centrosinistra, prima di Pisapia, ora di Sala, soprattutto per quanto riguarda l'area C. La giunta di sinistra non capisce che chiudere una via al traffico deve avere alcune caratteristiche fondamentali. Qui aveva avuto senso perché il commercio piccolo di prossimità che soffre a causa dei centri commerciali qui ha potuto tornare a vivere. Chiudendo adesso l'area C, come si ipotizza, farebbe morire invece tutti i negozianti perché non vivono di commercio di prossimità. Non ci sono appartamenti, persone che comprano il pane e il latte come qui. Non ha alcun senso. Il commercio va valutato in modo differente a seconda delle vie per aiutarlo.